Cree? Che cazzo ci fai qui? Ho bisogno d'aiuto. Non posso farcela da solo, nessuno può. A cosa? A pagare il mutuo? Cos'è? Ti servono dei soldi? Li vuoi da me? Ma dai, ti caschi male, smamma, va. No, ma che mutuo? Vai, ma allora spara. Cosa ci fai qui? Chicken Park. Dai, Mighty! Va via! Non ti ho mai chiesto niente! E stavi andando bene! Ascolta, sai che dobbiamo farlo. Prima o poi toccherà anche a te. E quando succederà, preferisci farla da solo o... tutta hanno rotto i coglioni, ma è diverso, così perverso, lui sceglie roba di un altro universo. La guarda il film della settimana, ma recensisce la merda nostrana. Mighty Pirates, TV Villain recensore, mi fa bene a questi film per ore e ore. Chiarisco subito una cosa però, io ho sempre voluto bene a Jerry Calà, lo so, lo odiano tutti, ma è anche per questo che non ho mai fatto video in cui si parla di lui. Mi è sempre sembrato l'amico simpatico che incontri al bar, ti fa ridere con le sue cavolate, poi ha fatto le pubblicità del Mega Drive che sono bellissime, nessuno mi deve toccare quelle, è stato in Bomber con Bud Spencer e inoltre faceva Professione Vacanze che ogni estate lo guardavo, mi divertiva, era una sorta di fantaghiro estivo di Italia 1. No, senti, credo che tu sia affetto da una sorta di nostalgite, un forte attacco di nostalgite, e non vuoi ammettere che in realtà il tuo idolo abbia fatto delle enormi schifezze. Davvero? Porca miseria, da quant'è che non vedi un film con Calà? 20 anni? Ecco, forse è arrivato ora di guarirti. Allora, 1994, debutto alla regia di Jerry Calà, il produttore Galliano Giuso costringe Calà a dirigere questo film. Perché lo costringe? Perché Jerry stesso non voleva, ma alla fine ha ceduto e... You wanna hear all the funky in the house? Chicken pot, chicken pot! What you wanna hear all the funky in the house? The funky chicken pot! Sembra quasi che per risparmiare abbiano accollato a degli studenti di una scuola elementare il compito di disegnare dei poli antropomorfi per poi scegliere dei lavori migliori. Wow, hanno effettivamente messo Calà a cantare una canzone in inglese chiamata Chicken Park! Certo, guarda che le canzoni sono curate dall'Umbertone Smaila. Sì, ma poi bellissimo il testo comunque, eh? Vuoi sentire tutto il funky nella casa? Chicken Park! Chicken Park! Sì, traduciandolo è più o meno così la prima strofa. E la seconda? Non ne ho idea di cosa dice, è completamente incomprensibile. L'isola delle uova marce? No, non esiste. Ma è ovvio che non esiste! Aspetta, hai controllato Google Maps? No, ma cosa? No. Fammi vedere un po' il cellulare. No, perché? Fammi controllare la cronologia! E tu fammi vedere la tua prima. Fatti i cazzi tuoi, io non te la faccio vedere. Reciproco. Questo posto mi fa venire i brividi. Ma che ci facciamo qui? Come mai parliamo italiano? Non lo so e non me ne importa nada. L'hanno capito finalmente! Anni di commedia italiana in cui tutti parlano la lingua di Dante a cazzo di cane e finalmente arriviamo a questo! Il film prende consapevolezza! Te mi sfotti Calà, ma guarda qui che critica raffinata e vanzina! Che classe, che umorismo di qualità! Perché quello sembra Mark D. Hammer in versione immigrato messicano? Anzi, no, non voglio saperlo. Umorismo di qualità! Io mi trovo una puta e faccio ciacca ciacca con la muchacha. Finché Ramon non mi rivento un hamburger. Ah, questa non mi sembrava esattamente di qualità. E la cosa peggiore è che Ramon è un uccellino vero e non il suo pene. Ah! Ma qualcuno chiami la protezione animali! C'è uno psicopatico che prende un pappagallo!
sentono e vedono qualcosa di così minaccioso da fuggire a gambe levate. In tutta risposta, i soldati li trucidano sul posto. L'unico che riesce ad allontanarsi è... Fammi indovinare, Mark il Martiglio? Il che? È il Mark di Hammer, immigrato messicano. Aspetta, te lo chiederò solo una volta. Sei un ispanico? No. Meglio così. Vai, Ramon! Tu puoi ancora farcela. Basta la vista. Ma non fa ridere, anzi, cioè, viene da star male solo al pensiero del povero Ramon rinchiuso nei jeans di quel povero operaio. Io sono commosso, però. Deve essere il giorno più bello della sua vita. Chiusa la parentesi nonsense, il film punta i riflettori su Calà, appena sceso da un taxi e immediatamente braccato da una bella donna. Fin qui nulla di nuovo, in poche parole. Scusi, è libero? Sì. Sì. Però, 3 minuti e parte già il primo bacio appassionato. Qualcosa mi dice che Jerry deve essersi divertito molto a girare questo film. E scusa, la valigettata con tanto di effetto alla paperissima dove la metti? Cioè, alti livelli di colicità. Io no, mi dispiace. Sono sposate. Ma sarà per un'altra volta. Non ha senso, nemmeno per essere una gag. Cioè, lei ha chiesto a Jerry se era libero. Sempre lei si è attaccata come una ventosa e ancora lei si è tirata indietro cercando di consolare il protagonista. Forse il Calà voleva semplicemente una scusa per baciare una tizia a caso. Poteva farlo, è il regista di questa roba. È già tanto che non le abbia fatto tirare giù i pantaloni. Benvenuto a bordo. Grazie. Benvenuto. Benvenuta, si accomodi al suo posto, prego. Oh, piacere di conoscerla, benvenuta. Ma quella è... Sì, una giovane Alessia Marcuzzi nel ruolo di una hostess. Porca miseria, che recitazione straordinaria, a metà tra un Nicoletta Braschi e un Flavia Vento. La hostess incrocia Jerry e non capisce più nulla, è troppo affascinante. Tentano una messa in scena da cartone animato, lei con scritto love sulle palpebre, lui sex. Una poveracciata priva di spirito messa in piedi con un pennarello. Sono passati 5 minuti e già 2 donne si sono innamorate di Calà. Non stiamo parlando di un sex symbol, è veramente brutto, porca puttana. Come diceva una volta, non sono bello, piaccio. Ma forse sono tutte fan di Sonic che hanno apprezzato le sue pubblicità del Mega Drive. Erano belle. Arrogance de Chanel? No, Parfum de Naphtalène. Tiene lontane le tarme. Così come ste battute tengono lontane le risate. Ma no, dai, è solo il riscaldamento. Tengono sicuramente il meglio per dopo, sì, vedrai. Sì. È lei la protagonista? No, solo una particina. La scena dell'aereo e poi un'altra scena nella giungla. Ma Jerry non dovrebbe saperlo. È comunque il regista di sta roba qua. Cioè, porca miseria, neanche le battute da metà cinema riescono a mettere giù questi. Grazie a una rapida scarrellata scopriamo che mezzo aereo è popolato da mummie, vampiri e scheletri. Perché? No, davvero? Perché? È una battuta sul fatto che stiano per morire? Ma questi sono già morti tutti, sicuramente in altre circostanze! E allora perché sono tornati sull'aereo? Allora, secondo Calà, questi hanno già preso l'aereo una volta. Che cazzo ne so, era Lost, era Selvaggi, ma era un finale alternativo di queste due cose, in cui l'aereo si è schiantato e sul fondo dell'oceano, che cazzo c'era? Il virus T? C'era qualche faraone egizio che lanciava maledizioni? C'erano dei vampiri? Questi sono tutti maledetti? E ora che sono dei mostri così allegri, maledetti, cosa fanno? Beh, torniamo sull'aereo! È stato bello schiantarsi una volta, schiantiamoci di nuovo! Potremmo maledire l'umanità, cercare di conquistare il mondo, ma no! Meglio far cagare sotto Calà perché siamo su questo cazzo di aereo! Più che altro, ma che senso ha mettere anche quei due normalissimi tizi con gli occhiali a fondo di bottiglia? Cioè, lì dietro, i sedili... Cioè, da quando essere sosia di Enzo Biagi è sinonimo di macabro? Arriva il capitano dell'aereo che, senza ragione, imita il sergente Hartman di Full Metal Jacket. Ed ha la voce di Mino Caprio. Stai scherzando, spero. Giudica tu. Io me ne frego altamente di chi siete voi altri. Da dove cazzo venite o dove siete diretti? Ma maledirete il giorno in cui avete messo piede qui! Quando viene parodizzato un personaggio o un evento, si suppone che il contesto in qualche modo richiami il materiale originale. In questo caso, uno chef che istruisce i suoi dipendenti? Perché no? Oppure un anziano che volgarmente sbraita contro dei ragazzini che invadono il suo prato? Sì, ci sta. Ma un pilota d'aereo che urla davanti ai passeggeri?
Non ha senso, non ha alcun senso. Mi immagino che Jerry voleva mettere dei film a casaccio da parodizzare in questo film. Anche in questa scena avrà pensato: dai, mettiamoci una parodia di Full Metal Jacket. Poi qualcuno gli aveva detto: ma che cazzo c'entra in questa scena? Siamo un aereo? Sì, sì, ci sta, facciamo che il comandante come il sergente di Full Metal Jacket farà molto ridere. Ma non c'entra un cazzo qua, poi l'aereo è pieno di creature sovrannaturali. Che cosa ci fa il comandante come il sergente Hartman qua? Dai, facciamo che fa lo stronzo con loro, con tutti loro. Ma non penso che gli convenga fare lo stronzo. È un aereo pieno di zombie e di vampiri. Di chi cacchio c'è in quest'aereo? Vabbè, facciamo che ci mettiamo la voce di Mino Caprio, quello dei Griffin, che così sarà simpatico e non lo sbraneranno vivo. La voce divertente. Ma non c'erano i Griffin nei primi anni 90? Mettetegli quello che ha fatto la pubblicità alle gozzole. Neanche. Pensavo che quella pubblicità fosse vecchia quanto il tempo stesso. Grazie, grazie. Come ha fatto a fare carriera in televisione dopo una performance del genere? Conoscendo l'arrapatezza del pubblico medio anni 90, grazie a due ottime ragioni. Ovvero? Secondo te stiamo parlando della Marcuzzi? Intendi il talento e l'umiltà? No. Saranno felici quelli dell'Alitalia di tutta questa pubblicità positiva. Alitalia, le hostess dai topless bar e i piloti dall'esercito. Qualcosa da bere, signore? Il solito grazie. Che diavolo significa il solito grazie? Sei su un aereo, mica in un bar. E poi, che cavolo ci fa un vampiro su un aereo, visto che si suppone sappia già volare? Anzi, che cavolo ci fa un vampiro su un aereo in pieno giorno, senza diventare un cumulo di cenere o glitterare? Magari vola spesso con quella compagnia, chiede sempre il solito, quindi prende sempre quell'aereo. Quindi quel vampiro prende sempre quell'aereo e l'hostess è direttamente implicata nella lotta fra bene e male. La Marcuzzi ha delle serie responsabilità, serve spesso un vampiro, potrebbe ucciderlo, potrebbe fargli qualcosa. La Marcuzzi ha delle possibilità per fermare l'eterno conflitto fra tenebre e luce. Dobbiamo fidarci della Marcuzzi, dobbiamo fidarci di lei, la Marcuzzi ci salverà e... L'umanità è fottuta. Mi dia qualcosa di forte. Va bene. Ok, so che scena salvare del film. La guarderei in loop. Ma no, povero Calà, gli voglio bene. Ma poi dopo essersi preso una pizza in faccia da Bud Spencer, questa è una carezza per lui. Oh, cosa è successo? Oi oi. Lei beve qualcosa, signore? Sì, prenderei una Coca-Cola. Ok, avrei molte domande. Ora, perché la Marcuzzi vede l'uomo invisibile? Perché l'uomo invisibile si è imbarcato pagando il biglietto quando poteva salire tranquillamente gratis? Perché non è seduto nella parte destra dell'aereo? Già, cos'è questo razzismo comunque nei confronti degli uomini invisibili? Cos'è? Esiste la Lega nel regno dei bislacchi? Fuori gli uomini invisibili dall'Italia! Ci rubano il lavoro! Loro riescono ad andare ad ammazzare la gente senza farsi notare! Ci rubano! Bislacchi? Sì, al giorno d'oggi devi stare attento come li chiami, no? Non si sa mai, cioè, se chiami mostro un vampiro, rischi davvero di prenderle. Posso capire. Prima ho perso la testa per una donna e l'ho sposata, poi l'ho sorpresa a letto con il lattaio e ho perso la faccia. Il patrimonio l'ho perso giocando a briscola e il lavoro per assenteismo. Battuta riuscita a metà, buttata lì solo per includere il perso la faccia. Sì, non sono riuscito a trovare un modo per fargli perdere il resto del corpo. Potevano dire che ha dato anima e corpo per una donna, che ha dato via il culo per... Meglio evitare questo genere di battute, sai com'è. Negli anni 90 l'avrebbero potuta fare, però! Negli anni 90... Calà svela la sua attività. È un allevatore di gallinacei con un tragico passato. Aveva una grande fattoria ed andava tutto bene, fin quando sono arrivati dei sabotatori. Hanno cambiato la musica trasmessa per i polli da classica a heavy metal e i volatili hanno modificato conseguentemente le proprie abitudini, adottando uno stile di vita fatto di sesso a non finire e droghe a fiumi. Ora, stereotipo del metal come musica del diavolo a parte, chi diavolo spacciava la droga dei polli e con cosa la pagavano? Con le uova? E poi hanno chiamato un disegnatore talmente disperato da accettare un lavoro in cui gli hanno chiesto di disegnare un pollo che si scopa una ragazza mentre altri polli
Li ho persi tutti i miei polli, meno uno, Joe, un gallo da combattimento Urshaki, un campione. Ma in Italia i combattimenti fra galli non sono vietati? Sì, ma solo dal 20 luglio 2004 e il film è del 94. Beh, spero che almeno il sesso fra polli e esseri umani fosse illegale già da allora! Non credo che qualcuno si sia mai posto il problema, anche perché sai, ai polli manca l'attrezzatura. Non fatelo comunque, per favore! Non scopate i vostri polli! Joe è un solitario, un tipetto tranquillo. Gli piace solo Madonna e sta sempre in cuffia ad ascoltarla. Tutto chiaro, no? Se ascolti heavy metal diventi un tossico punk bestia, un brutto elemento. Se invece ascolti Madonna, accumuli la rabbia necessaria per diventare un campione nei combattimenti. Sì, ce lo vedi Rocky Balboa sul ring che combatte Ivan Drago canticchiando Like a Virgin. Fantastico, poi con Ivan Drago che magari abbassa la guardia. Wow, che tattica. Beh, però ha un suo senso. Porca miseria, conoscere prima sto trucchetto e iniziamo una carriera nell'MMA. E qui con me sull'aereo. Viaggia col bagaglio, ce ne andiamo a Santo Domingo. I combattimenti di galli vanno molto forte laggiù. Ed ecco spiegato l'obiettivo del protagonista, la sua destinazione, eccetera. Wow, questo film ha effettivamente una trama! Sono sorpreso! Anch'io. Brutto parco! Wow, questo deve essere un crossover con il celebre film Babe finisce al San Vittore per molestie sessuali. Comincio a pensare che gli sceneggiatori di questo film ascoltino heavy metal, cioè sempre secondo le loro discutibili teorie socio-musicali. Sì, quelle in cui per sceneggiare ti puoi drogare di qualsiasi cosa, zolfo, amuchina, quello che vuoi, le prendi, te le inietti direttamente nelle vene, inizi a scrivere e così è nato Chicken Park. Joe, come va? Hai fatto buon viaggio? È in partenza dalla pista 1 il Boeing 706, Santo Domingo, Parigi, Bombay. Mi dispiace tesoro, ma sulla pista 1 è in arrivo il Peugeot 504 proveniente da New York. Questo non fa ridere, al massimo offensivo. Insomma, se vedi una cosa del genere in un servizio di telegiornale... Non esagerare adesso, dai, una volta c'era molta più libertà nell'umorismo. Io ti ricordo ancora comunque che stimo Calà, la mia stima sta ancora reggendo finora. E potevi scherzare veramente su tutto, ma secondo me non solo. Quell'umorismo era talmente avanti che non riusciamo a comprenderlo neanche oggi, per questo non stiamo ridendo. Questo umorismo era avanti rispetto ai suoi tempi, ma forse anche rispetto ai nostri. I nostri nipoti forse lo capiranno. Ok, ok, vediamo allora quali altre perle ci riserverà questo genio visionario. Anche io. Sister Pack. Se Sister Act fosse stato un uomo, il film sarebbe stato più interessante. Calà ha investito molto sui maiali e sono gli attori migliori del film finora. Aspetta, se mi trasformi Pretty Woman in Dirty Woman, io pretendo che ci sia Julia Roberts, sporca, trasandata, che non si lava da 10 anni e che puzza di merda. Oh, chissà, magari anche qui era troppo avanti per i nostri tempi, magari anche questa la capiranno i nostri libri. Va bene, mi arrendo, è un film orribile, con battute orribili. Sono stanca, mi hai proprio stufato. Ehi signora, ma cosa sta facendo? Perché lo sta picchiando, scusi? Perché è la quarta volta che perde l'aereo e me lo viene pure a dire. Ma io lo strangolo prima o poi. Ok, forse mi sono arreso troppo presto. Questa era carina, dai. Non so se sia perché i miei metri di giudizio sono sballati a causa delle porcherie che ci sono state fin qua o perché era effettivamente buona. No, dai, beh, era abbastanza carina in fondo. E poi spiega anche perché Macaulay Culkin ha lasciato le scene a 15 anni. Non era per i flop di Richie Rich di Pagemaster perché suo padre dilapidava i suoi soldi. Oh no, ma quelle sono ragioni di contorno. In realtà è perché è stato schiaffeggiato da Jerry Calà. Chiara è una limousine, signor. Ma non sarà troppo cara? Nemmeno la premiata ditta nel suo periodo più oscuro ha avuto degli sketch così patetici. Era uno sketch. Non c'era musica? Claro, eccola. Beh, è andata bene. Pensa se alla radio trasmettevano gli Slipknot. Un concerto di musica classica performato da un'orchestra di 60 persone. Hai fame? Pure io. Ma non è esattamente fame. Oddio, pure lo spot dei Ferrero Rocher, ma non si sono proprio risparmiati. Beh, l'autista potrebbe anche fare Ambrogio, ma Calà decisamente non potrebbe fare la signora aristocratica. Vabbè, adesso l'autista premerà un pulsante e da un sedile emergerà qualcosa di stupido. Le gusta?
grazie. Beh, è solo un pesce impiattato male. Sì, è brutto da vedere, ma mai quanto la mimica di Calà mentre simula disgusto. Ma potevano metterci qualsiasi cosa lì! Scorpioni, ragni, una mano umana, i coglioni che si mangiano vuol dire sì che è il Natale a Miami, che cazzo ne so! Ma questo pesce che cosa mi significa? Sai, sospetto che nella sceneggiatura originale ci avessero messo un altro tipo di pesce, ma che poi la battuta sia stata censurata. Si è andata bene! E dire che posti così esistono davvero. Vero, India, Marocco, Thailandia. La Napoli dei tempi d'oro. Davvero? Sì, come uscivi dalla stazione una volta ti assalivano i venditori. Amigo, venga, tengo buona mercanzia. Amigo, amigo, venga, tengo buona mercanzia. Ocho, amigo, ocho, ocho. Attenzione, Jerry cala il carico da 90, brucia il suo cavallo di battaglia e siamo appena a 14 minuti di film. Che battuta di classe, visto che bravo che è il nostro Jerry. Ora manca solo il libidine e... Ti rendi conto che stai continuando a elogiare un uomo che ha campato con solo due tormentoni? E tre tormentoni, c'era anche non solo bello ma piazzo, spazzo, com'era? No, quella comunque non la spammava granché. Beh, però forse qui è implicata direttamente. Cioè, non è bello, ma piace. E questo spiega perché le donne stravedano per lui nonostante sia veramente un cesso vivente. Cazzo quanto è brutto. Sì, è sempre il regista. Amico, Italia, tranquillo, vieni con me. Ti stanno aspettando. Chi? E lo segue pure. Beh, sicuramente c'è da fidarsi nel seguire uno sconosciuto così a casazzo. In ogni caso, il tipo pare aver intuito il mestiere di Calà e lo accompagna al... non riesco a dirlo. E penso al Coliseo Galistico e il Kikiriki. Maledetti ispanici. È curioso, sembra più il nome di un cocktail o di un locale notturno. No, no, non guardare, Joe, non è niente. Beh, che dovrebbero fare, buttarli via? No, potrebbero usarli per fare pubblicità all'Acqualete, allo Shave It Like a Bomber o a qualsiasi cazzo cosa sia un pod. Credo che sia più dignitoso finire con un contorno di patate sulla tavola. Tenemos la roulette russa con la granada! Tenemos 6 granadas, su una sola vera, le altre sono Coca-Cola aranciata! Una sola è vera, c'è solo una che farà saltare la cabeza di questi muchachos! Ma la roulette russa con le granate, ma stiamo scherzando! Beh, non vorrei mica fare una roulette russa da bambini come nel cazzatore, così, da sfigati! Che cazzo è quella pistolina? Qui siamo fra adulti! Una bella esplosione di carne mazzullata ti attira un pubblico da stadio! Beh, comunque sia, per mettere in piedi uno spettacolo del genere, la gente di Santo Domingo deve annoiarsi tanto. Ma è quanto noi. Nick! No, no, Nick, no, fermo, cosa fai? Fermo! Io non mi avvicinerei così tanto a quei due. Magari lo conosce, sarà suo fratello, il suo migliore amico. Ed ecco, spiegato perché non gli importa tanto di morire. Guardami, guardami, sono io, Vlad, il tuo vecchio amico Vladimiro, non ti ricordi più di me? Questo accresce il mio astio per quell'uomo. Perché, scusa? Il nome, Vladimiro. Associazione, mi ricorda troppo Vladimiro Tallini e mi spiace per tutti quelli che si chiamano così, ma non puoi chiamarti come Vladimiro Tallini e sperare di farla franca. Vladimiro Tallini chi era? Aspetta... Quello delle suonerie orribili. Ah, quello della Topolona! E del Gattino Virgola e di tante altre atrocità. Oddio, l'avevo completamente rimosso! E ti invidio, io ancora adesso mi sveglio la notte e piango. Piango fino all'alba. Adesso piangerò un po' anch'io, però... so cosa servirà a tirarti sul morale. Ah, meglio? Direi di sì. Parlami, rispondimi, dammi un segno. Questa roba è così infantile da far sembrare l'Albero Azzurro al Maurizio Costanzo Show. Cioè, le pernacchie, ma cos'è? Massimo Boldi? No, lui ha molta più classe. Fa direttamente le scorregge. Pronti? Spostati. Dai, spostati! Lire italiane! È difficile corrompere uno che sta partecipando a un gioco mortale. Insomma, è come cercare di corrompere un suicida che vuole gettarsi giù dal ponte offrendogli 20 euro. Beh, dai, magari voleva buttarsi per problemi economici e i 20 euro gli risolvono il problema. Sì, e poi dopo magari gli scivolano di mano e nel tentativo di prenderli finisce comunque giù. Scena! Comunque più simpatica di quella del tizio che ti tira una pernacchia. Lecca lecca? Ok. Cioè, ma l'ha corrotto con un lecca
lecca. Io pensavo fossero dei disperati pronti a morire. Invece sono dei completi deficienti. Ehi, 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 un lecca lecca è sempre un lecca lecca. Anch'io mi strafogherei di dolci prima di morire. Fanculo la dieta. Ma che io ho offerto un lecca lecca, mica una pasticceria. È sempre meglio che morire con uno stomaco sano. Si può far esplodere sempre dopo. Ma almeno zuccheri in gran quantità poi ti fai esplodere. Anche se sono in minima quantità va benissimo. Io odio la mia dieta. Non capisco perché Calà stia rischiando la vita. Cioè, voleva salvare l'amico e ora potrebbe morire al posto suo. Non mi pongo il problema se esplode, pazienza. Peccato. Non ci sperare troppo, il film non è neanche a metà. Di sicuro se schiatterà non schiatterà adesso. Adesso siamo pari, fratello. Forza, amica, andiamo a casa. Mostrare quella scritta a uno che chiede di non ammazzarti. E poi quel tatuaggio è scritto con il pennarello. Ma poi pennarelli, pernacchi. Ma quanti anni ha sto Nick? 11? A 11 anni è troppo grande per il preservativo? No, non intendevo quello. No, cioè, perché a 11 anni penso che ancora non hai sviluppato la pubertà. Credo che devi entrare prima in pubertà, poi vai in andropausa. E credo che sia... Fa conto che non abbia detto niente. Come... Perché quella fiammata iniziale da Bengala? Perché l'esplosione non ha coinvolto anche Calà? Non sono queste le critiche giuste. Perché quel fischio da cartone animato con tanto di bandana fluttuante? Ci vediamo fra qualche minuto. Non cambiate canale. Ah, sono in diretta televisiva? Quindi a Santo Domingo la roulette russa è legale? Un attimo che controllo... No, sembra di no. Ci avrei scommesso. Ok, tutto chiaro come il sole. Ottimo, inizia a spiegare allora. In sostanza l'obiettivo del film è quello di bombardarti con così tante battutacce da non lasciarti il tempo di capire quanto sono scadenti. Beh, allora missione fallita direi. Direi anch'io. Una bella scena con uno stupro di massa, a meno che non fosse consenziente, ma non mi sembrava così convinta. In ogni caso non è un buon modo per perdere la verginità quello. Ma dove diavolo nascondeva quest'altro cartello? Magari lo teneva nascosto in una tasca. Quale tasca se sta indossando un costume a due pezzi? Forse era nella tasca del prigioniero, oppure essendo una donna. No, va bene così, va bene così. Joe, ci siamo. Hai capito tutto? Ricordati che sei il migliore, sei il numero uno. Credo che i guantoni sulle zampe siano più un malus che un bonus. Davvero ti poni questo problema? Sto cercando di preservare la mia salute mentale rimanendo coi piedi per terra, tutto qui. No, aspetta, cioè, hanno davvero fatto combattere due galli per girare questa scena? Cioè, girala oggi una scena del genere, porca miseria, gli ammini e animalisti ti mangerebbero vivo. Se non sei morto già sbranato dalle femministe. Su, forza! Ah, grandioso! Cioè, per non fare infuriare gli animalisti, hanno interrotto il combattimento e girato questo bel primo piano del gallo che si becca un cartone in faccia. Saranno felici di aver dato un pugno vero ad un povero pollo! Cioè, spero che almeno nei crediti finali siano stati onesti e abbiano scritto: a tanti animali è stato fatto del male durante la produzione di questo film. Signorita, la mia vincita, grazie. Momento. Forse ho capito dove finiscono i polli una volta cucinati. Per favore, niente battute sui... E fanno parecchi mezzi a quanto pare. Niente battute sui grassi. Grassi? Ma che cosa stai dicendo? Se li mette all'interno del suo vestito, qua, perché ha quelle tasche piene di roba, dentro contiene veramente di tutto, sei un po' prevenuto, scusa. Ah, no, sì, scusa, è che mi sento chiamato un po' in causa quando ci sono... Ma poi si vede che non te intendi di dieta, perché la carne bianca ha pochi grassi, quindi non può causare una ciccia del genere, si vede che non prendi moltissimo... Ah, non ti facevo dietista. Sono a dieta ed è una cosa che odio, lascia perdere. I conquibus, i miei soldi. Ok. Come ha fatto a confondere vincita con lampadina? Sono due cose diverse. Ma quella gira con addosso un ferro da stiro. Sì, ma però non è che... Lascia perdere. Ah, può
Sì. Oh. Joe! Ma hanno rapito Joe! E chi se ne frega! Ma hai visto quanto l'ha pagato? Con quei soldi ci compri 10 galli da combattimento! Sì, è vero, però magari ci ha affezionato. Ma cosa ha affezionato? Se ci ha affezionato lo manda a farsi massacrare per soldi? Dov'è il mio gallo? Chi mi ha preso l'uccello? Joe! I doppi sensi si sprecano. E sono doppi sensi al quadrato! Immaginati la scena in lingua inglese. Allora, where is my... Cock? Sì, hanno pensato a tutto. Che tristezza. Ma perché? Perché vorremmo... Perché dobbiamo esportare sta roba? Beh, magari Spielberg lo vuole vedere. Oddio, allora scusiamoci preventivamente a nome dell'Italia. Sorry Steven! Italy very sorry! Chicken Park very horrid movie! Watch Savages instead. Lot funnier. Perché vuoi che Spielberg veda Selvaggi? Ho detto questo. Cosa stai cercando di essere? Una commedia splatter per galline? Non credo apprezzerebbero le battute, non le capirebbero. Cosa ne sai tu? Sei uno psicologo per galline? No, semplicemente prendo come riferimento Flavia Vento. Scusate, avete visto passare qualcuno con un gallo? E continuano con i doppi sensi che in italiano non significano una mazza. No, aspetta, perché sarebbe... did you see someone with a... Oddio... Poetico, vero? Erano, sono saliti in una mano. Però io, amico, gli ho preso la targa. Mi scusi, ma come ha fatto lei a vedere? Beh, gli ha preso la targa. Ma io però voglio capire cosa ci faceva il cieco attaccato alla macchina dei ladri. Forse tipo il Daredevil dominicano con i sensi aumentati e che combatte il crimine? Combatte il crimine? Non si sta dando molto da fare in un'isola dove la gente si fa esplodere per gioco, però! Si vede che ha molto lavoro da fare. Mi scusi, signorita, mi sa dire chi è il padrone di questa macchina? E come diavolo farebbe? Cos'è, i vigili urbani di Santo Domingo hanno i superpoteri adesso? Hanno il tatto onnisciente? No, quella è un'esclusiva del Daredevil dominicano. Lire italiane? No? No! Dollari canadesi? D'accordo. Dollari canadesi? Prima aveva quelli americani. Si può sapere che razza di giro ha fatto quest'uomo per raggiungere la Repubblica Dominicana? Esta es del Chicken Park. Chicken Park? La isla de los huevos podridos, l'isola delle uova marce. Ha senso, i ladri hanno sequestrato Joe per portarlo al Chicken Park. Certo, ha proprio senso, i polli sono animali rarissimi da trovare. Amadori si mette la mascherina e va in giro a rubarli tutte le mattine perché non sta dietro alla produzione. Calmati, ero sarcastico, va bene. E come ci arrivo? Oh, ecco, la vede sta strada qui? Ella va sempre diretto. Si è tatuata addosso la mappa di zona, cos'è, Monkey Island 3? Però effettivamente non è una soluzione così stupida per un vigile, dai. No, non funzionerebbe, anche perché poi dopo tutti si fermerebbero a chiedere indicazioni anche quando non avrebbero bisogno. E poi ti immagini con che razza di mappa dovrebbero girare, non so, i vigili cinesi o quelli russi? Beh, la mappa di San Marino ci starebbe. Rimarrebbe pure spazio per un bel pezzo di Rimini, poi. Grazie. Si è rapido e si in tempo c'è per l'elicottero di chi va sulla isla. Ok, non conosco lo spagnolo e non lo voglio conoscere, ma sono abbastanza sicuro che prendere non si traduca con zapar. Sì, infatti dovrebbe essere tomar. Sarà una vigilessa domenicana con origini in Brianza. Forza, tutti a bordo! Tutti a bordo, forza, muovetevi! Non battete la piazza e muovi quel culo! E questo cosa dovrebbe essere? Un omaggio ad Apocalypse Now, presumo? Sì, ma è l'elicottero militare meno militare che io abbia mai visto! Bene, ecco uno sketch che funziona. Dici? Sì, cioè, la vedrei bene come gag di contorno in un film con Leslie Nielsen. Vedi che Calabro quando si impegna qualche battuta buona te la infila? Sì, infatti seguendo la sequenza logica fin qui, adesso ci aspettano altre 99 battute scadenti. E dopo gli animalisti e le femministe, Calà oggi le prenderebbe pure dalle persone di colore. Ma no, non è una cosa razzista, è solo una baccata. Troppo tardi, hanno già bloccato questo film su Netflix negli Stati Uniti. Oh, accidenti, adesso il buon Spielberg non potrà vederlo. Meno male, abbiamo evitato la figura di merda.
Grande! Se qualche femminista non si era incazzata prima, si incazza adesso! Uno scherzo, due categorie offese! Ribadisco, sono soltanto delle piccole vaccate, non è nulla di criminoso. Siamo scampata per un pelo. Tutti tranne. Stiamo tornando a prendere. Non lo lasciamo con quei bastardi. Dico, guarda, si chiama Rambo. Qualcuno dovrebbe spiegare a Calà e soci che citare il titolo di un film o mostrare una locandina così a caso non equivale a realizzare una parodia. Ma perché quegli altri due ci stanno dando dentro? Ma che ne so, è gratuito anche per Enrico Vanzina. Quando sarà finita, voglio aprire una cartoleria nel Montana. Allevare trote nell'Ohio e sposare una ragazza del Kentucky. Niente di impossibile, Ohio e Kentucky confinano e può lasciare la cartoleria dei dipendenti mentre alleva le sue trote. Non credo che l'intento della battuta fosse quello di... Era una battuta. La vidi in discoteca, ma allo scoccare della mezzanotte lei scomparve. Sparita nel nulla. Di lei trovai per terra solamente un dopo sci. Questo dialogo da solo non funziona. Forse dovremmo aggiungere qualcosa. Dici che è il caso di ricorrere all'espediente del gluteo femminile? Me lo chiedi? Certo che sì! Molto bene, ragazzi, siamo al punto di non ritorno. Non sarà una passeggiata, sia chiaro. Perciò se ti scappa pupù o pipì, è meglio farla adesso. Due scene di fila dove ci giochiamo il jolly chiappe, ma sei sicuro? Se le battute fanno pena, che ci posso fare? E poi tranquillo, è una battuta che ci possiamo giocare all'infinito! Cazzo, ma io non dovevo morire adesso, imbroglioni! Certo che i requisiti per essere accettati nei Marines all'epoca erano veramente bassi. Sono troppo preso dal funky per notare i buchi nella trama! Ma chi già azzecca il funky con l'azione dei Marines? Non lo senti il funky nella casa! Chicken pork! Chicken pork! Bella la cura per i dettagli, zero muzzle flash, suoni completamente sbagliati. Muzzle flash! Il signorino parla inglese, muzzle flash! Perché scusa, tu come li chiami? I robi che lampeggiano nella pistola! Comunque non è chiaro che stanno sparando. Credo che si stiano sparando nella schiena da soli. Beh, nessuna sorpresa, sono sempre stati i bersagli più facili. Solo perché sta storia della ragazza portata in braccio? Che farina, no? È la cosa più divertente che ho mai visto. Che ti sei fumato mentre ero distratto? Dei pelucchi che ho risucchiato dalla mia asciugatrice. Ehi, tu! Dove diavolo credi di andare? Scusami, amico, ma questa non è la mia guerra. Ma che diavolo significa? Cioè, Calà stava correndo nella stessa direzione dei soldati. Non può aver disertato se era sempre... Ma Calà avrà messo qualche citazione a caso di qualche film di guerra che ha visto solo lui. Ti stai preoccupando troppo. Fuma un po' di perucchi, va. No, 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 grazie. Come se avessi accettato. Oh, i misteri della natura. L'unico mistero della natura che vorrei svelare è: davvero esiste gente incapace di ridere davanti a sta roba? Anche i pelucchi hanno smesso di funzionare! Non funzionerebbero neanche le droghe pesanti qui. Aspetta, ma cosa sta parodizzando qui? Non ne ho idea. Rapa Nui? Non credo abbiano fatto in tempo, sono usciti lo stesso anno. Ma che cosa è successo? Che diavolo siete? Siamo le comparse dell'ultimo film su Cristoforo Colombo. Il produttore non ci ha pagati. Cristoforo Colombo l'ha scoperta, film del 1992 con il peggior Marlon Brando della sua carriera e un Tom Selleck vincitore di un Razzie come peggior attore non protagonista. Secondo te è migliore o peggiore di Chicken Park? Ma che domande sono? Migliore. Violenza contro le minoranze! Segna, segna! Segna cosa? Non c'ho mica la tombola qui! Ah, scusa, è perché con il Puce facciamo questa cosa che segniamo le categorie offese nei film. Qui ci sarebbero donne, marine, animalisti, all'Italia... Ah, sì, ne fa arrabbiare di gente. Mai quanto spasso nel tempo, fidati. Scusa? Cioè, le comparse sul film di Cristoforo Colombo? Sparite, non sono rilevanti i fini della trama, come i militari, i mostri sull'aereo, la banda in macchina, la gente al mercato, Calà,
la Marcusti, l'amico che si fa esplodere tutti i polli, tutti i maiali, tutti gli animali maltrattati, tutte le bambole gonfiabili, tutto quello che c'è sulla Terra, tutto quello che c'è sull'universo, tutto, 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 tutto ciò che esiste, passato, presente, futuro, in ogni dimensione, nota e sconosciuta! Oh, e anche Hugh Jackman. Hugh Jackman. Perché insozzare il nome del grande Charlie Parker mettendolo in sto film? Uno dei più grandi jazzisti della storia. E perché Park Your Car in Harvard Yard? Non so a cosa faccia riferimento. È uno scioglilingua che utilizzano a Boston per identificare chi viene da fuori. Continuo a non trovarlo divertente. Dopo aver ottenuto un generico "non siamo in casa" ed una foto ricordo, Jerry cerca un altro modo per entrare, ma la rete elettrificata e il buon vecchio "attenti al cane" rendono il tutto più difficile, sicché il nostro eroe si siede paziente nella speranza Primo, il nostro eroe al massimo sarà il tuo eroe. E vabbè, è un modo di dire, dai. E poi, perché non citofona, che ne so, a Central Park? Magari qualcuno gli apre. Ma non sarebbe molto cortese da parte sua. Ma chi se ne frega della cortesia? Ma era proprio da cafoni comunque entrare così, suonare senza invito, cafoni, dai! Cafoni, stiamo parlando di uno che partecipa ai combattimenti abusivi tra Sì, ma non sono... Non è così che agiscono gli eroi. Chi è? Il postino! Ma in teoria non siamo in un atollo sperduto? Non credo che sull'isola delle uova marce ci sia realmente un ufficio postale. Cioè, stai davvero criticando il fatto che Calassi si è inventato che esista un ufficio postale su un'isola di fantasia? Certo, poi sparano a vista a chiunque arrivi lì. Cioè, ti pare il posto dove mettere un ufficio postale? Senti, concentrati su quel che conta. Succedono cose, la non trama può andare avanti. Postino, guarda che raccomandata. Postino mio. Ah, quando la Marcuzzi sperava di poter avviare una carriera d'attrice. Per fortuna non è mai andata in porto. Guarda che comunque è riuscito a fare dei danni. Cioè, te ricordi il mio West di Piraccioni? Oddio, l'avevo completamente rimosso. Ed è curioso perché principalmente ti occupi di film italiani. Sai, stavo pensando, forse dovresti... No, continua. Dovresti e dovrei. Nel senso... Cos'è che dovrei fare? Dovremmo passare alla prossima scena, eh? Sei stata grande, grazie. Una bomba. Chiamami per il tuo prossimo certo, film, ok? Ok, lei ha finito. Ho finito. Divina. Ma cosa diavolo stiamo guardando? Un tentativo di mettere in piedi uno sketch metacinematografico? Eppure uno sketch fatto di merda. Dopo che ha fatto loca Giuliva per tutto il film, sarebbe stato molto più interessante se se ne fosse andata via con aria intellettuale, magari mettendosi un paio di occhiali, parlando in modo altezzoso. Beh, forse non è stata la mia migliore interpretazione fare questa ragazza un pochino sgallottata. Invece no! Questi ci vogliono dire che lei è cagna nel set, cagna fuori dal set e cagna nella vita in generale! E soprattutto ha recitato in un orribile western di Pieraccioni che sembra sfidare i recensori sammarinesi. Sai, con la pistola al massimo potevo inserire qualche robo che lampeggia in post-produzione. Con questa ti posso picchiare davvero! Sì, ho ricevuto. Chi è? Postino. Ancora? Il postino suona sempre due volte. Ah già, è vero, scusi. E continuano le citazioni a caso. Il tipo di battuta che mi sarei aspettato da un Renato Pozzetto degli anni d'oro. Bello il pollo ripreso da vicino in mezzo ai rametti di rosmarino. Poi mentre Calà è fuori a fare la pipì, c'è una sorta di déjà vu. Anche tu ripensi ai conigli della notte della lunga paura o alle formicone dell'impero delle termiti giganti? No, penso a Boldi che si fa succhiare il pipino da un dinosauro gigante. Ah. O alla Hunziker che va a fare i bisognini nel bosco. Chi sei? Chi ti ha mandato? Cose strane, fughe rocambolesche, ora pinco panco e panco pinco. Cioè, sto film sta diventando sempre di più una Alice nel paese delle meraviglie. Ma quello è bello sotto l'effetto di allucinogeni. Questo film invece ha fatto perdere di effetto la mia droga. Ci credo, erano solo dei pelucchi. Non sminuire i miei pelucchi! Oh no! No, questo è troppo! No, vi scongiuro, non ce la faccio! Non resisto! Vediamo, pensano che Calà sia una spia, quindi lo torturano con uno show da Mister Olympia. Cosa manca?
una logica, non c'è alcuna correlazione fra le due cose. No, aspetta, forse ho ferrato. Preferiresti confessare o riguardarti Columbo e soci che sfoggiano il fisico in Dreamland? Frank mi manca, ma piuttosto mi dichiaro colpevole di tutti i crimini risolti in Italia negli ultimi 60 anni. Capisco. Ok, è sufficiente. Vestito elegante, un pollo in braccio invece del solito gatto. Vuoi vedere chi è il cattivo? No, credo che sia una parodia di John Hammond, il miliardario di Jurassic Park, no? Oddio, è vero, cioè Chicken Park è una parodia di Jurassic Park. Già, averlo dimenticato dopo la prima mezz'ora di film direi che spiega molte molte cose. Oh, attenzione, è un nanetto! Pronti a ridere, signori? Aggiunge anche persone basse, va. Aggiungo dove? Alla vastità del piripacchio che me ne frega? Ma sì, va bene anche lì, basta che aggiungi da qualche parte. Purtroppo mancano un tantino di forma. Permette Crick e Croc, molto piacere. Piacere mio. È come le patatine, ma è una citazione voluta. E io che ne so? È un pollo enorme. È un pullus pudendum gigantibus. Bene, allora, controllo un attimo Google Translate, latino, italiano. Allora, quindi pullus pudendum giganticus significa... Pulcino si sente gigantesco. Google Translate non è mai molto preciso. Un animatronic! Per la testa del pollo gigante hanno utilizzato un animatronic? Secondo me non è facilissimo far recitare un pollo. Ma perché non l'hanno utilizzato prima nella scena in cui hanno dato un pugno in faccia ad un povero pollo innocente? Per un maggior realismo? Ma che realismo vuoi che ci sia con quel mascherone di gomma gigante, orribile, enorme? Ma chi è lei? La prego di perdonarmi. Sono Mr. Eggs. E questo parco è una mia creatura. E certo, come poter chiamarsi il fondatore del Chicken Park se non signor Uova? Ecco perché è vestito tutto di bianco. Ed è in camicia. Magari finirà strapazzato. O incornato da un toro. Incornato da... Aspetta. All'occhio di bue. Fuori da casa mia! Vuoi finire Chicken Park da solo? Va bene, rimani, ma finito Chicken Park, smammi subito! Ok. Ma che cos'è? Oh, non si preoccupi, sono i miei galletti hamburghesi. Stanno facendo il loro giretto quotidiano. Cioè, sono di Amburgo, Germania, e vanno di Yodel, che è un canto tipicamente svizzero. Pazzo! Prima di criticare questa cosa, controlliamo Wikipedia! Ma lo Yodel è un canto svizzero. No, io dopo so come vanno queste cose. Dopo becchiamo lo stronzo tedesco nei commenti che ci rompe perché fanno i party Yodel sotto casa sua tutte le sere. Io voglio verificare! Vedi? Nella Wikipedia italiana si parla di canto tipico dell'area germanofona alpina, quindi c'è un collegamento con i tedeschi. Ma le Alpi ci sono solo nella Germania del Sud, lì film parla di galletti hamburghesi, e se guardi su Google Maps, Amburgo è nella Germania del Nord. Sì, ma cercando Hamburg Yodel con l'H davanti su Google, si trova della roba che potrebbero essere delle canzoni tipiche della città. È in tedesco, io non ci capisco niente, ma non me la sento di rischiare, onestamente. Ok, allora mi espongo io. Ci sono alte probabilità che non esistano gli Yodel ad Hamburgo. Lo dice lui! Io mi dissocio! Peccato, speravo la zannassero. Potrebbe succedere, eh? I polli sono onnivori e così grossi potrebbero scambiare gli esseri umani per vermi. Detta così potrebbe essere la base per un film horror tipo Mimic. Un semaforo su un'isola praticamente quasi disabitata, ma che diavolo serve? Sospetto che sia il pretesto per mettere in piedi qualche gag idiota. Visto? Poteva andare peggio, almeno non hanno scomodato i Vukumpra o i lavavetri. Perché non me ne sto zitto? Certo che il ragazzo sta proprio dappertutto, eh? Hanno messo il Papa a fare il lavavetri al semaforo. Aggiungi anche la religione. Ma cosa, la mia vita? Cioè, ti pare il momento di parlarne? No, parlavo del
della gag che sfotte Giovanni Paolo II. Ah, ok, ok, no, è orribile, però era un po' il trend, cioè nelle parodie demenziali era un must mettere il Papa, ad esempio in Riposseduta suonava una chitarra elettrica. Meraviglioso, eh? Quando il parco sarà aperto al pubblico avremo 1 milione di visitatori al giorno. 1 milione? Per dei polli giganti del cazzo 1 milione? Beh, mi sembra un tantino ottimistica come previsione. Cioè, tu considera che Disney World fa una media di 50 milioni di visitatori all'anno e questo ne vuole fare 1 milione al giorno. Ma poi come fa a portarli sull'isola? Quell'aereo ne porterà un centinaio al massimo. In quell'elicottero ci staranno, boh, 10 persone? 1 milione mi sembra un pochino difficile per la logistica. Come cazzo fanno? La dottoressa Sigourney, la nostra incomparabile, insostituibile zoologa. Ah, pure il body shaming adesso, wow! Persona brutta e priva di orgoglio. No, sarai bello tu! No, parlavo di un'altra categoria da aggiungere. Ah sì, alla lista che non sto scrivendo. Sì, proprio quella. Ma comunque, ma le altre categorie me le dicevi al plurale. Mi sembrava un buon momento per cambiare il registro grammaticale. Vabbè, comunque quella assomiglia a un incrocio tra Brian May e Arisa. Ed infatti il buon Jerry approfitta dell'occasione per un'altra gag metacinematografica, invitando una spettatrice a sostituire l'insostituibile biologa. Da notare come al cinema siano tutti annoiati. E vorrei ben vedere! Calà punta così sulla sensuale Demetra Hampton, macchiando ulteriormente la sua già rovinata carriera da attrice. Comunque, questa scena non ha senso perché questo film non è mai uscito in Italia, è andato in onda direttamente su Italia 1. Guarda, io sono disposto a perdonarli se useranno lo stesso espediente per cambiare il protagonista. Non ci contare, ricorda che è anche il regista. Sceglie le attrici, sceglie se stesso, siamo fregati. Ciao. Brutta troia, puttana vacca! Oh, oh, culo! Beh, l'ha presa bene! Quanto vorrei essere in quel cinema a interagire col cast. Immagino, sarebbe un continuo... Puoi dirlo forte. Il mio sarebbe un po' diverso. Uè, Farbatti, avete visto Mega Drive? Le mine! Jerry, dov'è la gente? Devo cominciare il film! Ah, rilassati, fammi finire la partita! Cioè, entreresti nel film, cloneresti Calà e ne tireresti fuori uno per giocare al Mega Drive con lui! Esatto! Bene, ora che abbiamo fatto tanto fanservice, possiamo tornare alla storia. Perché, tu ti ricordi qualcosa della trama? No, porca miseria, sì, c'è sto Vladimiro che sta cercando Joe, il gallo che gli hanno rubato, scopre che si trova a Chicken Park e... E poi tante scene inutili col professor Uova, polli giganti che fanno lo yodel, il papa lava vetri e via dicendo. Sì, non hai tutti i torti, però forse un riassuntino ci voleva. È in ottime mani, sa? Glielo dica anche lei, dottoressa, in che mani si trova il suo uccello? Non può essere in mani migliori, credimi. Ancora doppi sensi, oh, non se ne può più! Ancora battute a sfondo sessuale? Ma basta, porca puttana! Sto film è una continua battuta sugli uccelli! L'uccello di qua, l'uccello di là! E basta con sti uccelli! Chiamatelo come si chiama! Chiamatelo cazzo! Avete rotto l'uccello! Anzi no, io lo dico! Pensi mai al fatto che forse dei bambini potrebbero ascoltarti? Altro che, sono loro che mi chiedono di mettere più parolacce nei video. Lo sa che cos'è questo? Provi a indovinare. Una zecca con la testa di Whoopi Goldberg. Questo era davvero terribile. Scusa, sto film mi sta un po' contagiando. È una piattola preistorica, a 100 milioni di anni, pensi? Una piattola preistorica? Ma sì, non ti ricordi tipo in Jurassic Park c'era la zanzara nell'ambra con il DNA di dinosauri? Ma non potevano ripiegare sulle zanzare anche qui? Ma come cazzo fa una piattola ad infestare un pollo? Ma scegliete un animale che abbia il pene più in vista, no? Ma così ci saremmo persi tutte le battute sugli uccelli. Appunto! Dico bene, dottoressa Sigourney? Dottoressa Sigourney? Come Sigourney Weaver? Non credo, insomma, che cazzo c'entra Chicken Park con Alien? Non lo so, non riesco più a distinguere le citazioni dal resto. Perché chiamarla Sigourney? Prima dei dinosauri c'erano galli e galline, e come i dinosauri erano enormi. Lo sai qual era il loro passatempo preferito? Il sesso.
Certo che ha imparato in fretta le battute del film. Galli e galline preistoriche, ma non dovrebbero essere nate dopo i dinosauri? Sai, non credo che il film da un punto di vista scientifico sia molto accurato. L'hai capito dalla piattola preistorica? No, da quando hanno messo i guantoni a Joe. E così, come era inevitabile, alcuni si beccarono le piattole. Come si fa a scrivere o a raccontare una storia così stupida senza provare un minimo di vergogna? Mi vergogno tanto io a doverlo commentare questo film! Si vede che forse cast e troupe credevano ciecamente nel progetto. Ma va là, nessuno credeva in questa roba, a parte forse il produttore che ha supplicato Calà di partecipare. E allora si vede che l'hanno fatto per soldi. Maledetti attori! Come osate cercare di tirare a campare? Come osate inseguire una busta paga? Siete proprio dei mercenari! Non credo abbiano guadagnato molto, però. In genere questi film delocalizzati venivano fatti con un budget scarsissimo. Poverini, pagati 2 lire per fare una figura di merda. Bipolare. Come? Si può fare, cioè intendo dire accettare per disperazione di lavorare in un film del genere. Si può fare. La vita è così a volte. Ti tengo d'occhio. È arrivato giusto in tempo, signore. Sta per accadere? Sì, da un momento all'altro. Un nuovo gigante? Da quale uscirà fuori qualcosa di idiota per dar vita all'ennesima gag. Tipo? Non so, un Umberto Smaila, un Franco Pini, una cosa così. Così bravo! Spingi! Spingi! Vinci, dottoressa Sigourney! Un po' di contegno! Ma sì! Emuliamo un orgasmo! Erano 3 secondi che non c'erano dei riferimenti al sesso! Dopo il pubblico si annoia, eh! Questo film è pieno di battute sbagliate e casuali! Questa qui in particolare non c'entrava assolutamente nulla! Perché fa quei versi? Perché? Perché? Forse per tenere sveglio il pubblico, sicuramente non per strappare una risata. Balla coi lupi? No, Chicken Park. Oh, cazzo, allora io credo ho sbagliato film. Com'era? Battute? Sbagliate casuali. Sbagliate casuali, giusto. Vladimiro ritrova finalmente Joe, anche se rinchiuso in una gabbia e collegato a varie apparecchiature. Il dottor X svela così il suo piano, ergo farà accoppiare il gallo del protagonista per creare una nuova sottospecie, la futura attrazione principale del parco. Sì, ma non ha senso, insomma, il dottor Uova lì è pieno di soldi, mi pare di capire. Sì, è il fondatore del parco e il responsabile di tutto il progetto, quindi sì. E allora che senso ha rapire Joe? Insomma, non poteva parlare direttamente con Calà e pagarglielo? Insomma, poi anche in difficoltà economiche probabilmente avrebbe anche accettato. Forse per risparmiare tempo o per evitare un possibile rifiuto, è molto sensibile. Mi sembra una ragione un po' deboluccia per giustificare il fatto di mandare gente in giro a rubare galline, ma cercherò di farmela bastare. La dottoressa Sigourney viene convocata perché un pollo si è ammalato e per l'occasione si porta dietro Vladimiro. Ehi, cos'è quel coso gigante che esce dal terreno? È un termometro gigante. Ma stanno misurando la temperatura del terreno o cosa? No, è che una volta il termometro si mette in bocca per misurare la temperatura. Certo, e la bocca te la tenevi chiusa! Tenerla spalancata e mettere il termometro non mi sembra il modo ideale per misurarti la febbre! Non posso obiettare. Ne saprò di più quando avrò analizzato le feci. Magnifico! Adesso le analizziamo subito. Ah, mi stavo preoccupando. Evviva! Una battuta sulla merda gigante di Jurassic Park! Sei un fan di quella scena? No, sono un odiatore delle battute sessuali di Chicken Park. Mi hanno rotto il cazzo tutti questi giochi di parole con la parola uccello di qua, di là, su, giù. Le gag sulla cacca sono le benvenute a questo punto. Sì, ci mancavano. Effettivamente stava rischiando di diventare una commedia intellettuale. Beh, dai, pericolo schivato. Guarda! Guarda cosa ho trovato! Sembrerebbero proprio delle belle patatine fritte. Non capisco, perché nelle feci ha trovato delle patatine formato gargantuesco? Cosa vuole essere, una critica al cibo da fast food? Non gli riesce sicuramente molto bene. Io le mangerei delle patatine così. Ma sono uscite dagli escrementi di un pollo gigante. Sul cibo spazzatura non faccio molto lo schizzinoso quando ho fame. I polli vanno pazzi per le patatine, ma non le devono assaggiare assolutamente. I polli vanno pazzi per le patatine? Sì, una volta serviti al forno su un vassoio immagino di sì, eh. Sì, ma quindi quella sarebbe la causa dell'indigestione del pollo? Beh, si è mangiato un intero pacco di patatine giganti crude. Sì, vabbè, ma chi gliela servite? Dove le ha trovate? Hanno clonato anche quelle della piattola. Non è veramente uno spettacolo stupefacente. Che pannocchione!
Però mi aspettavo di vedere un bue. Una pannocchia gigante. Signori, questi hanno trovato la formula per risolvere la fame nel mondo. E per cosa la usano? Per sfamare dei polli colossali. Sì, ma il punto è... come hanno ottenuto la pannocchia gigante? Come hanno raccolto la pannocchia gigante? Stai chiedendo uno spin-off? Oh no, no, non sia mai. Il digestivo. Mentolito. Un container di Coca-Cola. Ci credo che i polli soffrono di gastriti e indigestioni, poi. Appena cercano di avvicinarsi al recinto, i sensori automatici fanno scattare i relè di sicurezza. Ah, ho capito. Una barriera alla griglia. La sola vista è sufficiente a tenerli buoni. Qualcuno dica all'esperto qui che il pollame è incline al cannibalismo. Davvero? Sì, quando diventa molto nervoso perché affamato, o costretto a vivere in spazi stretti, o ancora infastidito dal sovraffollamento. Ma sembra la normale vita in un pollaio! Dovresti avere molta paura dei polli. E ora che anche noi andiamo a cena, amici miei, su, venga con me, le voglio presentare mia moglie. Sarà contenta, non ci capita spesso di avere ospiti qui. Lei è sposato. Ammetto di aver avuto la stessa reazione di Calà. Ehi, è un partito appetibile. Basso, snob e fissato coi polli. Sì, e schifosamente ricco. Ma cosa sta succedendo qua? Pioggia di penne, letteralmente. Possiamo includerla nella lista delle gag decenti? Ma abbassando gli standard, direi di sì. Forza Jerry, ancora un po' ci credo! Sì. Di chi sono queste penne? Beh, vede, sono di un polletto che ha una gran voglia di mostrarsi senza penne, come dire, nudo. Cos'è, uno spollarellista? Che c'è? Che ho detto? Dai, torna qui! No, questo film ti sta facendo più male del previsto! Un pullus homo hybridus. Ah, un pollo frocio. Addio monetizzazione. Quella con le mie parolacce te l'avevo già mandata puttane, però. Vabbè, però intendo dire, potevate chiamarlo in altro modo, un pollo omosessuale, pollo gay, pollo dell'altra sponda. No, se non è dispregiativo, non fa ridere. Negli anni 90 erano fissati con questo umorismo riguardante gli animali giganti omosessuali. Ho visto i dinosauri, il mostro di Loch Ness e ora pure il pollo gigante. Ogni famiglia ha una croce da portare, la nostra... è l'homo hybridus. Continuano a parlarne come se fosse una cosa sbagliata! Come ha fatto questo film omofobo ad avere l'ok per la distribuzione? Ma erano gli anni 90, in questi film venivano messi soprattutto per spaventare o inorridire comicamente i protagonisti etero. Piuttosto, solo a me, il dottor Eggs senza cappello ricorda un Alessandro Cecchi Paone in miniatura. Sì, ed è quasi paradossale se ci pensi. Perché, scusa? Beh, Cecchi Paone è omosessuale. Sì, e non aveva ancora fatto coming out. Questo film ha predetto il futuro! Ehi, dagli troppi meriti adesso. Vista la curiosità di Calà, il professor Eggs decide di provare ad attirare il pollo gay. Il problema è che per farlo trascina contro la sua volontà l'esca perfetta, un marinaio omosessuale costretto a ballare in mezzo alla giungla come un cubista. Questa sequenza di battute omofobe sta prendendo una brutta piega. Hai segnato omosessuali nell'elenco delle categorie offese? Non sto compilando nessuna lista, smettila! È troppo timido per farsi vedere in pubblico. Come sarebbe dire? Ma se ha detto che è un esibizionista! Vede, sono di un polletto che ha una gran voglia di mostrarsi senza penne, come dire, nudo. Ma cosa sarebbe? Un timido esibizionista? Di cosa stiamo parlando? È roba da mettere in crisi Freud. Solo l'ultimo pezzo, tesoro. E abbiamo finito. Già. Tieni. Come? Niente battuta sul fatto che l'osso gigante sembra un pene enorme? Nessuna battuta sulla difficoltà di infilarlo con la scienziata che dice sì, sì, spingi, spingi! E lo scienziato fa oh sì, oh sì, oh sì! Sono deluso. Ma deluso cosa? Cioè, se non mettono le scene orribili ci raggiungi tu! E certo! Cioè, se capa un film di merda lo deve fare per bene! Non si deve far sfuggire nemmeno un'occasione, oh! Vado a farmi bellissima per te, Vladimir. Oh! Avrei quasi preferito le gag a sfondo sessuale. Magari dei cordoni come in un normale museo avrebbero aiutato. È tutto così forzato. C'è la relazione con la bella di turno, la gag ricorrente, la spintarella di potenza inaudita. Io voglio bene, Calà, ma questo film è orribile! Perché devi distruggere i miti della mia infanzia? Perché? Hai cazzo,
stessa barca, ok? Diamo al pubblico quello che vuole. Perché il pubblico ama così tanto vederci soffrire? Mia moglie... necrofilia. No! Pure la famiglia Adams! Adoravo pure quella da piccolo! Abbiate pietà! Piuttosto, cosa ci fa qui Rossi De Palma? Chi? La dama Picasso di Pedro Almodovar. Cosa ci fa in questo filmaccio? Beh, in primis doveva avere davvero poche offerte di lavoro in quel periodo. In secundus interpreta un amante del gotico e non solo. Chi mai chiamerebbe la propria figlia necrofilia? Qualcuno che ha un dizionario di latino stampato male? E i suoi due piccoli adorabili marmocchi, Hänsel und Gretel. Beh, è andata bene, almeno non li hanno chiamati, che ne so, stupro e abigeato. Ma così oltre agli eredi di Charles Adams fa incazzare pure quelli dei fratelli Grimm. Magari potrebbero unirsi e fare causa a Calà per infrazione di copyright, no? Dai, ci sono gli estremi. No, secondo me sono stati furbi. Ma se spingiamo un po', al massimo potremmo ottenere qualcosa tipo oltraggio alla pubblica decenza. Cioè, decapitano un panda in una commedia, dai! Guarda, non ci crederai, ma conosco chi potrebbe trovare questa scena divertente. Potrei guardare sta roba tutto il giorno! Anche se io avrei usato un altro tipo di taglio. Cioè, vedi, quando lo faccio io, in genere, parto da questo là, funziona un pochino meglio, capito? Poi ti rimane bella, lo puoi mettere come portachiave. Oh! Ancora! Lo faccio ancora! Ancora? Ah, quindi si chiama necrofilia perché è ninfomane. Che c'entra, scusa? Cioè, di solito preferisce i cadaveri, no? Ma magari sta provando con i vivi e usa lo stesso meccanismo e... lascia perdere, non aveva molto senso. I personaggi si siedono a tavola e, di colpo, le donne concorrono in una gara di sensualità per aggiudicarsi quell'adone di Jerry. I vantaggi di essere il regista del film, insomma. Sì, ma anche tu sei il regista di questa recensione, ma io in nessuno dei tuoi video ti ho mai visto circondato da ragazze. Sì, perché tu non consideri quel fiorellino di Judy Morales. Una ragazza, ma vecchio marchione, com'è, racconta. Praticamente è come me, solo che ha una vagina e i codini. Mi sembra la donna più antisesso del mondo, capace di far smettere di masturbarsi anche il più grosso sostenitore mondiale di Pornhub Premium. Sarai belluti. Judy, ma... che ci fai qui? Cercavo il cretino che ha parlato male dei film di Moccia. Ma quello sono io! Mi sa che me la sono cercata! Necrofilia convoca il maggiordomo Edgar, ovvero la parodia di Edward Mani di Forbice, e gli ordina di servire la cena. Scrivi amanti del mio Tim Burton! Ma lo fai apposta? Non sto scrivendo nessuna lista! Scusa, è più forte di me, che mi manca il puzza. Con lui non mi menava nessuno, però. Proseguiamo. Gag debole. Gag inutile. Edgar muore. E vabbè, se devi narrare così, salta direttamente i titoli di coda. Cerco solo di lasciare indietro il peggio del peggio. Auguri, allora. 98, 99 e 2 milioni di bambini in più in tutto il mondo. Ma perché stanno bucando dei preservativi? Ma perché sono bambini cattivi! Ma guarda che Puzzle e Mercoledì non è che sono proprio cattivi, sono più che altro degli amanti del macabro. Sì, che... sì, ma questi sono Hansel e Gretel! Ok, allora guarda, cambio domanda. Perché 2 milioni di preservativi da immettere sul mercato sono finiti tra le grinfie di due marmocchi che vivono sull'isola delle uova Marte? Forse è tipo il laboratorio di Babbo Natale per adulti, l'isola delle uova Marte è il luogo magico dove nascono tutti i preservativi del mondo. Perché la storia è stata scritta a caso, va bene? Nel frattempo, Calà alloggia in quella che sembra una stia gigante, anche se dotata di comfort per gli ospiti, come i sigari. Sigari? Cioè, sul letto di paglia, dai che ci scappa il lieto fine! In effetti potrebbe finire così, dato che arriva una Demetra Hampton in calore, in tutti i sensi. Sono in fiamme. Oh, grazie. Ti accende il sigaro. Sì, dai, però poteva andare anche peggio di così. Tipo? Beh, boh, poteva, che ne so, metterla sdraiata, buttarle su una pentola, preparare gli spaghetti, cucinarli con l'acqua che bolle, preparare la pasta. Ok, sto film non ha una dignità tutta sua, però...
Oh, sì, ancora, ragazzi, ancora. Ah, oh, buttane ancora. Sì, eccone ancora. Te li do tutti al dente. Non ci credo. Nemmeno io hanno la possibilità di girare delle scene in topless e non sfruttano un talento naturale come quello della Marcuzzi. Che c'è? Come siamo passati al cannibalismo? Beh, perché quella ti sembra normale? Sbava dietro a Calada quando l'ha visto per la prima volta. Adora i polli ed è ossessionata dal sesso. Inoltre considera il lato positivo. Se glielo stacca a Morsi, forse Calada smetterà di scrivere pensando solo al sesso. No, credo non succederà visto quello che ha fatto dopo. Perché questo non era il suo unico film brutto? Necrofilia assiste a tutta la scena e, accecata dalla libido, si ritira in una stanza mentre osserva dei filmati da sala operatoria. Infine decide di farsi aiutare, anzi, di farsi dare una mano. Ma non è la famiglia Adams, ricordiamolo! Questi sono gli ex! Quelli che vivono in un parco pieno di polli giganti assieme ad Edgar Mani di... lame! Tutta questa storia del parco è solo un bluff. In realtà Mr. X mi tiene prigioniera qui. No, aspetta, è questa da dove salta fuori? Mi spiace, film, non puoi iniziare a proporre uno straccio di trama dopo 70 minuti di deliri! Temo che sia leggermente troppo tardi, ma leggermente! Poi, anche se fosse, insomma, non mi sembra poi così prigioniera. L'unico sistema di sicurezza in mano a Eggs consiste in due culturisti senza un briciolo di cervello. E la minacciano con lo sfoggio di terribili mosse di bodybuilding! Esattamente, Sigourney potrebbe andarsene quando vuole. La Hampton spiega anche che Eggs è innamorato di una misteriosa amante gigantesca, una figura incognita con la quale è impossibilitato a consumare, e per questo mostra interesse nella ricerca sui polli giganti della dottoressa Sigourney. Sì, insomma... Ma quello è un poster di Larry Johnson! Chi? Alla grande dei Charlotte Hornets, prima scelta al draft del 1991... Ma chi se ne frega! Ma presto, mia adorata pollastrella, nulla ci impedirà di unire le nostre ossa pelviche! Ui... Davvero? Cioè, l'amante misteriosa sarebbe una normalissima donna? Cosa ti aspettavi? Un pollo? Sì, cioè, no, ma qualcosa comunque di casuale e stupido, tipo, che ne so, la parodia di King Kong. Sì, vabbè, comunque, visto che Ex è pieno di soldi che gli escono dalle tasche, non potrebbe usarne un po' per risolvere il problema? Che ne so, potrebbe organizzarsi una partita a basket con 9 nani, non lo so se il DPCM lo permette, però potrebbe anche utilizzare quei soldi per trovare le sfere del drago e diventare più alto. No, ci manca solo che Calà si metta a fare la parodia di Dragon Ball. Finiamo sta cosa, per favore. Come ce la spasseremo, come gioiremo, come esulteremo, mia dolce dea. Oh, poterti finalmente possedere tutta. Ma porca miseria, comincia a comprendere dove sia il problema. Altro che una scala, al povero Ex gli servirà una gru. Ma io invece non capisco. Cioè, ok, è altissima e questo immagino che le causi qualche problema in casa. Dovrebbe avere un soffitto alto diversi metri. Ma invece per certe questioni con Ex non ci dovrebbero essere eccessivi problemi. Certe questioni? Sì, le cose da innamorati, hai presente? Intendi tipo mettere a bollire l'acqua sullo stomaco? Sì, anche cose un po' più spinte! Visto che la trama ha bisogno di un'accelerata, Vladimiro e Sigourney decidono di punto in bianco di scappare. Prelevano Joe, ma dopo pochi istanti vengono sorpresi dall'allarme. 20 secondi senza nemmeno uno sketch, una battuta, nulla, ma sei sicuro? Sì, ma serviranno per preparare una gag irresistibile. Hanno buttato di nuovo giù lo scheletro. Già. Che dici? Secondo te quei due l'hanno capita che forse non è il caso di... Nah, non rinunceranno all'unica gag di questo film adatta ai bambini. Hanno dovuto pensare alle famiglie. Questa roba l'hanno mandata in onda su Italia 1. Che miseria, chissà quanti poveri minorenni hanno traumatizzato. Ma no, io l'ho visto da piccolo e sono cresciuto benissimo con la mia mania di urlare a casaccio contro i film. Questo spiega molte cose. Quali cose? Andiamo avanti. Dai, su, presto, parto! Maledetti, si sono portati via le chiavi! Ma guarda un po', proprio non ci si può fidare di nessuno. Già, chi l'avrebbe mai detto? Togliere le chiavi invece che lasciarle inserite! Che inciviltà! Oh, Cristo! Dai, fa presto! Perfetto, ci sono! Vai! Ma secondo te sta offendendo gli italiani? Perché? No, è un po' come se Calà dicesse un rubare auto è una qualità di noi italiani. Non saprei, nel dubbio però spieghiamolo a Steven. We Italians no steal car! We mandolino, pizza, ravioli, pasta!
male che ci sei tu a difendere l'orgoglio nazionale. Se riusciamo ad arrivare all'entrata siamo a cavallo. So come disattivare il sistema di sicurezza. E allora perché non sei scappata prima? Puoi girare dove vuoi, hai a disposizione tutto quello che vuoi e sai come staccare gli allarmi. Perché sei rimasta lì? Aspettava qualcuno che la ispirasse, che le desse coraggio. Intendi Calà? Ovviamente no, però si è stufata di aspettare e alla fine si è decisa. Che cosa è successo? Non lo sappiamo. Uno alla volta! Ok, forse questa gag in realtà non è molto adatta ai bambini. È la stessa fine che faremmo noi se per qualche strana ragione ci costringessero a guardare questo film 3 volte di fila. Non credo che darei a Chicken Park tutto questo potere su di me, ma potrei rivederlo 2 volte per apprezzare molto di più la vita, ma apprezzarla molto, 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 molto di più, tipo ehi, sono evaso da Guantanamo, signori! Ora me la spasso! Ehi, aspetta a spassartela, ricorda che il mio West aspetta. Cos'è che aspetta? No, spassatela pure, mettilo via. Spassatela, va via, via, via. Presta, maledizione! Ci stiamo agitando? E che ne so, dicono che così la scena viene meglio. Sì, anche per consentire agli spettatori di potersi identificare in qualcuno. Insomma, questo film mette agitazione. Identificare? Parla per te! Nessuno in questa storia ha ancora chiesto a Calà di fare una partita al Mega Drive. Io non mi sento rappresentato. Cioè, scusa, con tutte le donne che ci sono in sto film, tu ancora insisti con sta storia di voler giocare al Mega Drive con Calà? Chi non vorrebbe farlo? Io? Devi essere proprio uno sporco nintendaro. Alla fine il dottor Eggs scopre che Vladimiro e Sigourney stanno cercando di scappare dal parco e, in tutta risposta, ordina di disattivare tutti i sistemi di sicurezza attorno ai pollai. Non capisco, ma che senso ha? Penso che serva a fermare i fuzzaschi. Non lo so, è come, non so, se per fermare un borseggiatore allo zoo qualcuno decidesse di liberare le tigri. Perfetto, le liberano, raggiungono Calà e probabilmente lo sbranano. Sarebbe per te una soddisfazione maggiore rispetto a quel pugnetto che si è preso prima. Lo sto sognando, sarebbe il lieto fine perfetto. Hansel e Gretel sono andati con loro Wunderbar! Avremo un unico, grande, bellissimo e gioioso funerale! Ah, è vero! I 2 figli adottivi di Eggs erano nascosti nel retro della macchina e ora sono con i 2 protagonisti. Avrei un mucchio di domande. Vai, spara! Wunderbar, cioè Eggs è tedesco? Chi se ne frega? Ok, perché vuole uccidere i suoi figli adottivi? Domanda retorica, basta guardarli. Va bene, perché punta allora a uccidere Sigourney? In teoria la sta trattenendo contro la sua volontà perché la sua ricerca potrebbe aiutarlo con i suoi problemi di coppia. Rispondo con un'altra domanda. Perché dovremmo porci il problema noi se non l'ha fatto nemmeno Calà? Ma che succede? Ma non lo so. Porco Giuda, non hanno fatto il tagliando. Bucato il serbatoio. Comincio a capire perché li vuole morti, sì. Certo che bucano un sacco di cose questi 2 marmocchi. Probabilmente raggiungono anche i tossici in crisi di astinenza con un ago e dicono ehi, fermo lì, signore, la buchiamo noi! E siamo andati oltre l'ora di film, è naturale che anche le mie dibattute inizino a diventare atroci. L'auto casualmente si è fermata proprio davanti al recinto del pollo Hybridus e, secondo i protagonisti, non ci sono dubbi, il fatto che ci siano in bella vista gli abiti del marinaio può significare solo una cosa. Che i sistemi di sicurezza sono stati disattivati. Ma perché? Cioè, il pollo Hybridus non è mai uscito dal suo recinto. Come sono giunti a questa conclusione? Non ne ho idea. Piuttosto, hai segnato i marinai? Oh, sta storia deve finire. Non sono il Puce! E non lo diventerai mai con questo atteggiamento. Sigourney dice di poter riavviare i sistemi di sicurezza, così scende dall'auto e lascia Vladimiro solo con i bambini. Ma chi se ne frega dei sistemi di sicurezza? Insomma, dovete fuggire, no? Scendete dalla macchina che è senza benza, andate a piedi, correte verso l'ingresso. Ma vedi che Calà non è il problema? Il problema vero è la sceneggiatura. Lui non fa niente di male! Niente di male, eh? Beh, cosa c'è di male in questa scena? La punizione corporale? La violenza contro i bambini? Sì, ma contro quei 2 bambini! Ha tutto il mio sostegno. Il pollo Hybridus occupa la scena e Calà fa quello che gli riesce meglio. Schifo? No, scappa! I 2 ragazzi rimasti in macchina invece cantano una canzone spassosissima per ravvivare l'atmosfera. Frato, fracino, procetto, procione, sei proprio un gallinone, sei proprio un gallinone. Ok, rimangio tutto quello che ho detto, quei 2 meritano un fiume di ceffoni. Visto, te l'avevo detto che Calà è un eroe. Calma, calma, Calà rimane sempre Calà, non fraintendermi. Infatti la scena migliore del film rimane... Vuoi un vero dramma? Hansel e Gretel riescono a scappare. Andiamo, Gretel! Non ha
hanno badato a spese. No, no, non hanno proprio badato a niente. Cioè, il modellino dell'auto condivide con l'originale solo il colore e le proporzioni tra il pollo e il recinto sono completamente sbagliate. Beh, è comunque meglio dei plastici che giravano a porta a porta. Scusa, guardi porta a porta? Guardavo, sai com'è. A me piace la comicità in TV, ma Zelig da quando era passato in prima serata faceva schifo. Ma Edire se n'era andato. Colorado era ed è la merda. Oh, l'unica trasmissione... Porta a porta non è una trasmissione comica. Ah no? Vladimiro si inoltra nella giungla in cerca di Sigourney, imbattendosi però in Sherlock Holmes ed in un prezioso consiglio: cercare le impronte. Dopo un brutto sketch sul fatto che gli italiani vengono riconosciuti ovunque, il protagonista trova effettivamente delle orme e le segue. Sì, ma sono le orme di un pollo gigante e lui sta cercando Sigourney. Forse è un tentativo di battuta. Proviamo a ragionare come gli sceneggiatori del film. Carta, glutei al vento? No, in quel modo. Allora, ragioniamo come farebbe uno scaricatore di porto dal rutto libero se volesse offendere pesantemente una donna, o come ragionerebbe Neri Parenti. Vediamo, che sono inferiori, che il loro regno è la cucina, che sono degli strumenti che starnazzano come galline. Giusto, galline, pollastre. Aspetta, e Vladimiro non riconosce la differenza tra le due cose e scambia le sue orme per quelle di Sigourney. Ah, non fa ridere comunque. Ah, assolutamente no. Però sai, credo di essermi appena inimicato. Sì, scordati il pubblico femminile ormai. Sì, ma io stavo soltanto ragionando come... Non peggiorare la tua situazione. No, anche lo squalo. Ma che film è questo? Me lo sto chiedendo dai titoli di testa. Vorrei capirlo anch'io! Calà, sussurra la nostalgia, ma tutto il resto grida alla... Mi sa che si è fatto una certa. No! Tu mi hai trascinato in tutto questo e tu rimani con me fino alla fine! Fino alla fine! E magari ci fermiamo leggermente. No! Ma... Sigourney nel frattempo ha raggiunto la centrale elettrica dell'isola, che a quanto pare non è minimamente sorvegliata, e riattiva la corrente fulminando i figliastri di Eggs. Secondo te avranno lo stesso cognome del patrigno? Perché? Perché potremmo dire che Sigourney ha appena fritto le uova. No, hai capito, no? Cioè, Eggs... Ok, ho capito, dai, la smetto, dai! Non ci provare più! Non ho capito, quindi la centrale elettrica dell'isola delle uova marce è un presepe? Ma guarda, giocattolata a parte, è davvero piccola per essere la centrale elettrica di un'isola che necessiterebbe un massacro d'energia. Insomma, non ci sono ciminiere, non ci sono cavi, non ci sono... Sì, sono stati al risparmio nel risparmio, infatti. Ma allora ce l'avevano il green screen, perché usare gli animatronics? Beh, primo, questi polli non sono fatti al computer come i dinosauri in Jurassic Park. Quindi, secondo, prova tu a dirigere un pollo dicendogli: guarda a destra, girati, non guardare in macchina. Cioè, sarebbe un po' complicato. Ok, se proprio devi farlo, basta che ti sbrighi però. Ma cosa fai con quella zampa? Guarda che scherzavo. Cosa sta succedendo? Beh, credo che il pollo voglia, come dire, combinare le specie diverse. Guarda che quando un pollo vede un verme, cioè se lo mangia, non è che gli abbassa i pantaloni. Sigourney! Joe! Beh, sono inclini al cannibalismo, l'avevo detto. Ma non era il suo obiettivo salvare questo cazzo di pollo? Cioè, era questo l'obiettivo principale di Calà? Si era addentrato in questo cazzo di parco solo per salvare il suo migliore amico? Gli importava più di questo pollo che della figa? E per Calà vuol dire tanto! Invece no, è morto così a casaccio. E ora che cazzo ci rimane in sta trama? Cosa ci rimane? La storia d'amore penosa? La famiglia Adams? Il tizio che solo che a quell'uomo non presterei neanche un ombrello. Eri così buono. Però sei ancora buono. Ha assaggiato un gallo crudo e masticato. Si vede che il nostro eroe non teme la salmonella. Ancora, è il tuo eroe, non il nostro. E comunque, sì, spero che non si sia beccato la salmonella.
Oh, finalmente una buona parola spesa per Calà. No, è perché punto più che altro su un verme solitario, della dimensione dei polli del parco. Joe, Joe. Comunque, sai che questo film è stato fatto 5 anni prima dell'episodio dei Simpson con Pizzicottina, in cui c'è una gag pressoché identica? A parte che veniva bollita, ma quindi cosa mi dovrebbe significare? Beh, i Simpson spesso prevedono il futuro, ma Chicken Park ha previsto i Simpson, quindi... Quindi cosa? Quindi ci deve essere un significato profondo dietro questa cosa. Non so quale sia, ma bisognerebbe trovarlo. Dicono che c'è un posto lassù nel cielo dove vanno tutti i polli buoni. Se non sono le solite stronzate, ci rivedremo, vecchio mio. Non credo proprio. No, primo, Joe era un gallo da combattimento. Ha ferito e decretato la morte di molti suoi simili. Niente paradiso. Come te lo immagini l'inferno per i polli? A rosolare fra le fiamme per l'eternità? Ah, sono anche cannibali. Secondo, tu, Jerry, il paradiso te lo scordi, soprattutto dopo un film così. Non sono assolutamente d'accordo. Dopo le pubblicità del Mega Drive può fare cattive azioni per tutta la vita. E terzo, ma perché mai dovresti andare nel paradiso per i polli? Già, infatti, è una cosa strana. Jerry che va in un paradiso per i polli, ma abbiamo visto che se li mangia senza problemi. Forse per un pollo l'inferno sarebbe stare in un posto assieme a Calà che appena gli viene fame se lo mangia. Cioè, stai dicendo che Calà è tipo il Satana dei piumati? Hybridus! No, Hybridus! Cosa ti viene in mente? Ora pure lui vuole scoparsi Calà? Io questa cosa non la capisco! Parli del fatto di rappresentare un pollo gay col rossetto? No, il fatto che si voglia scopare un essere umano! Ok, è omosessuale, ma quindi dovrebbe essere interessato agli altri della sua specie! Perché si vuole fare un essere umano? Cos'è, zoofilo? Esiste umanofilo? L'attenzione si sposta nuovamente su Sigourney, impegnata a raccontare la storia della sua vita ad un ascoltatore interessato a ben altre questioni. E non sembra minimamente spaventata. Perché ancora non aveva letto le recensioni della critica per questo film. Ah, vero, pensava ancora di avere una carriera davanti. Sigourney! Dai, non mollare, ti salverò io! Oh no! La reazione dello spettatore medio, insomma. Sai che se la salve scappano, il film finisce, vero? Vai, Vladimiro! Non Calà non è abbastanza per salvare la scienziata da quello che non si capisce se si tratta di stupro o meno. Fatto sta che ad aiutarlo arriva il pollo Hybridus e di colpo sembra di assistere alla pessima attrazione di un altrettanto orribile parco di divertimenti. Un altro combattimento tra galli, insomma. No, è più un combattimento fra teste di gomma stavolta. Almeno sto giro non metteranno i guantoni. Voleva violentarmi! Dai, datti da fare, Hybridus! Rivoglio i guantoni. Ma chi? Cosa? Da dove è saltata fuori la dinamite? Io non lo so, forse è una citazione a un qualche altro film? Non credo, è troppo anonima. Che sia una brutta gag? O soltanto una soluzione di comodo tirata fuori in totale pigrizia. Ma non può trattarsi di un caso, credo che questa roba sia stata scritta da qualcuno che odia gli animali con tutto se stesso. E gli omosessuali. E le donne. E i bambini. E il cinema in generale. Vedi, per questo dovevi fare una lista. Non sarai mai il Puce. E non voglio diventarlo. Trionfante, il pollo Hybridus decide così di festeggiare la vittoria portandosi a letto la bella di turno, che in questo caso corrisponde a Calà. Tocca così a Sigourney salvare il protagonista. Sono passati da uno stupro all'altro, insomma. Sì, ma stavolta lo stupratore è omosessuale, quindi rispetto a prima fa ridere il doppio. Sì, peccato che il doppio di zero rimane sempre zero. E afferrato il concetto. Sono sicuro che non vuoi farmi del male, ma anche se ci starai molto attento, qualcosa sentirò, mi puoi credere. Come ha fatto a lasciargli quel rossetto senza sfondargli la faccia? Forse non hai capito che quel pollo ha intenzione di sfondare qualcos'altro. Sofferenza in arrivo per Calà? Temo di sì. Vai, pollo Hybridus! Guarda cosa ti ho portato! Le patatine fritte, te ne ho portate un sacco! Vieni qui, sono tutte tue! È questo il piano antistupro di Sigourney? Patatine giganti comprate al Chicken Market? Cioè, mi stai dicendo che esiste un centro commerciale sull'isola delle uova marce dove puoi comprare tutta roba enorme per i polli giganti? E come funziona? Qual è la moneta corrente? E soprattutto, perché
Stare a dieta ti fa decisamente male. Non me ne parlare. I due protagonisti riescono a distrarre l'Ibridus e a scappare, ma niente, Calà non ce la fa, deve inserire qualcosa di scadente e rimuove gli adesivi sulla faccia. Sì, non fa ridere, però anche se continuano con i riferimenti sessuali, almeno hanno eliminato le battute sulle scorregge. Hai parlato troppo presto, ricordi che effetto fanno le patatine fritte sui polli giganti? Ah. Come immaginavo. E certo, non si può stare più di 10 minuti senza una battuta sulla cacca o sulle scorregge, no? Calma, ricorda che c'è gente come Alvaro Vitali e Bombolo che ci hanno costruito sopra una carriera. Non sottovalutare la carica umoristica di una flatulenza. Sì, ma negli anni 70, da allora i gusti in fatto di umorismo della gente si sono evoluti verso il meglio, no? Non saprei, com'era l'edizione dell'anno scorso di Colorado? Sai, forse un peto piazzato al punto giusto può ancora rivelarsi molto divertente. Sì, lo penso anch'io. I due protagonisti raggiungono l'elicottero dei Marine, ed è un bene che Sigourney sappia come pilotarlo. Sia chiaro, nessun dialogo a riguardo, salgono a bordo e se ne vanno. Cioè, mi stai dicendo che siamo liberi? No, il film non è ancora finito del tutto. Oh mio Dio, è scoppiata la guerra! Andiamo via! Le recensioni sono saltate! Beh, è quasi simpatica, no? Vanno nel panico e urlano cose a caso. Ma se sembra che l'abbia scritto un bambino di 6 anni, magari gli hanno chiesto un consulto. Che dici, piccolo, secondo te va bene? Non lo so, mi farebbe ridere di più se a quella gli scappa la pipì. Oh, bella idea, che altro? Al dottor X non sono rimaste molte opzioni, così srotola un foglio incredibilmente lungo, fatto che dovrebbe divertire. E non ci riesce. Sì, quello ormai era scontato. Comunque poi parte con un breve monologo in cui svela il contenuto del documento. Era un sogno troppo bello per essere vero. Nessuno può violare le eterne leggi della natura. Non dirmi che questa sarebbe la morale di Chicken Park. Certo, sono proprio qualificati per farti la morale! Pensavi che tutta questa roba era un ammasso di cazzate per inserire battutacce su film, sfottò sul nome degli uccelli, scorregge, gag sulla merda! Invece no! C'era una morale di fondo! Come per dire, siamo arguti noi! Noi vi diamo una morale! Morale che è, se creerete un parco pieno di polli giganti, uno di questi vi inseguirà e vi vorrà inculare! Wow! Siete proprio bravi ora che mi avete dato questa bellissima morale! A me non sembra di avere perso tempo, è stato tutto tempo passato costruttivamente! Wow! A me sembra di aver comunque perso tempo. Ti dico addio, mezza cartuccia. Lo smucciaccio sei io, ce ne andiamo. Però se ci pensi, la storia di Mini Cecchipaone è tragica. Sposato con una donna che non lo ama, con 2 figli orribili, è innamorato e corrisposto invece di una super spillungona che abita lontano. Ma scusa, se è corrisposto, perché non vivono insieme? Ovvio perché... Ma che possono essere una coppia di fatto. Insomma, sarebbero anche la coppia più normale del film, a meno appartengono alla stessa specie. Non permetterò che tu sia felice! No! Marito! Non la mano! È stato il primo amore di tutti noi uomini! Maledetto signor uomo, come si può essere così crudeli? E sta anche agendo d'impulso, perché poi se ammazza la moglie si deve accollare Hansel e Gretel. Ma col cavolo, a quel punto può sparare anche a loro, no? Ma che cosa orribile da dire, cioè sono sempre dei bambini. Ma non sono più dei bambini! La scarica elettrica, per motivi a noi sconosciuti, li ha trasformati in 2 anziani! Quindi fuori dalle palle, non vogliamo pagarvi la pensione! Maldito assassino! Tornate nel vostro film! E fu così che nel 1998 esce La famiglia Adams, si riunisce sgaborto cinematografico, lontano anni luci dalle 2 pellicole di Barry Sonnenfeld. Senti, perché... stiamo per finire questa agonia e vuoi davvero cominciare con un altro film brutto? Hai ragione, scusa. Mano appare gravemente ferita e preme un pulsante collegato alla parola fine, quindi parte una scena d'esplosione rubata a chissà quale film e, per finire, si eclissa salutando lo spettatore col dito medio. E questo è Chicken Park, un dito medio all'imbecille che ha guardato questa roba e ha detto: ehi, è una commedia, però è divertente, potremmo vederla! Guarda che non è, c'è ancora dell'altro. Cosa? A quanto pare altre esplosioni sempre scippate in giro a simboleggiare la distruzione del parco e poi... Ehi, Vlad! Guarda laggiù! Chicken Park! Non c'è più! L'incubo è finito! Miglior dialogo del film, a mani basse!
Sì, sono d'accordo. I due sopravvissuti si scambiano così l'ennesimo bacio voluto dal regista davanti a un pulsino saltato fuori dal nulla, quindi l'elicottero si allontana verso l'orizzonte e finalmente titoli di coda. Oddio, titoli di coda? Cioè, siamo davvero liberi? Sì, siamo liberi da questo film orribile. Che merda, che schifo, che atrocità. Oh, comunque capisci che un film fa davvero schifo quando nemmeno Jerry Calà riesce a salvarlo. No, no. No, ma dove vai? Torna qui! Dai, tiriamo assieme due conclusioni finali! Ok, possiamo concordare che Chicken Park è una delle peggiori commedie italiane di sempre. Porca miseria, se possiamo. L'umorismo in generale non funziona, non si capisce neanche bene a quale target sia rivolto, perché parodizza film per ragazzi come Jurassic Park, La famiglia Addams, ma anche Edward Mani di Forbici era molto popolare fra i ragazzini, però fa battute principalmente per adulti. Ma non sono battute scritte bene per adulti, sono battute per adulti che sembrano scritte da dei bambini. Ah ah, battute su uccelli, battute su scorregge, sono quelle cose che fanno ridere forse i preadolescenti, ma quando uno arriva all'adolescenza non ci ride già più per certe cose. Mi ha colpito molto il ruolo di Calà, il ruolo del protagonista, perché sostanzialmente non fa niente per tutta la storia. Sono gli altri che intervengono, o quantomeno Demetra Hampton con Sigourney, che per esempio pianifica la fuga, disinstalla i sistemi di sicurezza, guida l'elicottero, fanno tutto gli altri a prescindere. Lui si limita a essere spettatore nel suo mondo. È un po' come Harry Potter nel primo film, dove era più spettatore di questo mondo magico, però Harry Potter qualcosa alla fine faceva. Invece qui Calà, che cosa aggiunge? Mia moglie. Vi garantisco che anche per un amante del trash vederlo è un'agonia. Ci sono forse 2-3 battute decenti, ma per arrivarci dovete passare per un'agonia che non avete idea di quanto sia lunga. Potreste usarlo come prova di resistenza. Provate a far vedere ad una persona che conoscete Chicken Park. Vedete quanto resiste. Vi assicuro che è un'impresa arrivare al finale. Dopo 10 minuti si sta male a vedere le battute di questo film. Spero che sarai felice! O ammesso che Chicken Park fa schifo! Un film del mio mito Jerry Calà! Bene, bene, ora sei felice! Beh, guarda il lato positivo, insomma, ci siamo levati un peso e non dovrai più affrontarlo, non dovrai affrontarlo da solo, non siamo più obbligati a riguardare quella robaccia. Non sei contento? No! Va bene, allora mettiamola così, ora ti puoi concentrare su qualcos'altro, tipo, non so, un western italiano, magari del periodo d'oro di... Oppure potresti rilassarti un po' e prenderti qualche giorno, mese di fermo, di... Sei stressato, devi rilassarti, si vede che... Fuori da casa mia! Va bene, stavo dicendo, si è fatto tardi, ti volevo ringraziare dell'ospitalità di tutto e... Vado! Ciao, ciao, ciao Mighty, ciao. Che miseria, potevo andare da Barbascura, no? Non chiedetemi di recensire il mio West! Tutta hanno rotto i coglioni, ma è diverso, così perverso, lui sceglie roba di un altro universo. Non guarda il film della settimana, ma recensisce la merda nostrana. Mighty Pirate, TV Milan recensore. Ciao a tutti ragazzi, qua Mighty Pirate con alcune comunicazioni di servizio. Molte volte ci faccio un video a parte con le comunicazioni di servizio, ma non me lo cagate mai, quindi provo a metterle in fondo al video, magari cambia qualcosa. Prima di tutto, iscrivetevi a Stroncando l'Orrore, che sono stato felicissimo di avere con me in un video. Fa dei video fantastici, fa tantissime recensioni, molte più di me, quindi seguitelo, che sicuramente vi darà più soddisfazione seguire lui che seguire me, che faccio un video ogni
non so, anno, due, tre, ormai non lo so neanch'io con quale frequenza faccio video. Fra l'altro ha montato lui questa recensione, io gli ho detto ma vieni fin qua, tutto l'impegno, tutto lo sbattimento, le spese, tutto quanto, almeno mettiamola nel tuo canale. Mi ha detto no, la mettiamo prima nel tuo, poi nel mio, poi nel suo, credo che ci sia altro in vista per il finale. E lo ringrazio anche di questo, non era davvero necessario, io la premiere almeno l'avrei lasciata nel suo canale, ma va benissimo così. Grandissimo Christian, grazie per esserci stato. E altra cosa, ho iniziato da poco un podcast con il mitico Danny la Iena, ovvero Danilo Puce, che ormai tanto lo chiamiamo il Puce, non lo chiamiamo neanche più Danny la Iena nelle recensioni, e assieme a un altro mio vecchio amico, Danilo la Pegna. Si chiama Spegni il podcast oppure Spegni YouTube, dipende se ci ascoltate sulle piattaforme di ascolto podcast tipo Spotify o su YouTube, in cui andiamo in premiere ogni domenica alle 14.30. Il nostro è un punto di vista cinico sulla cultura nerd, pop, sui telefilm, sui videogiochi, sui fumetti, su quello che volete. Abbiamo anche alcune rubriche particolari come Ita vs USA. Avete mai notato che l'allenatore nel pallone e ogni maledetta domenica hanno delle somiglianze, così come il ragazzo di campagna e il segreto del mio successo? E se non l'avete notato, ascoltate il nostro podcast, potreste rimanere stupiti. Parliamo anche di come fixare dei film brutti, troviamo il modo di lavorarci sopra, e parliamo anche di scemenze. Siamo molto scemi e molto imprecisi, ma ci divertiamo molto e speriamo di divertire anche voi con questo podcast. E infine, quello che volete davvero sapere, recensione di Adrian, ci sarà, non ci sarà? Ci sarà! Coprirò tutti i 9 episodi in un video solo, che sarà il mio video più lungo di sempre, più lungo di questo, sarà una delle robe più epiche che ho fatto sul canale sicuramente, e non chiedetemi più nulla quando l'avrò fatta. Uscirà probabilmente a dicembre, ma dato che è un video molto impegnativo, se esce più tardi non incazzatevi troppo, faccio quello che posso. E ora, boh, beccatevi qualche blooper. Due scene di fila dove ci giochiamo il jolly chiappe, ma sei sicuro? Se le battute fanno pena, che ci posso fare? E poi tranquillo, è una battuta che ci possiamo giocare all'infinito! Oddio, io penso che due sceneggiatori così non possono esistere. Cioè il tuo no? Anche tu. Il tuo, se parla così, anche è difficile tu. Che possa sappia scrivere. Perché? Io non mi immagino un intellettuale che faccia sta scena, cioè. No, ma io mi immagino, secondo me lo sceneggiatore medio è lo sceneggiatore di Boris. Non è un via così, ormai il primo l'ho fatto così e che il secondo rimane così. Quello è piratesco, eh? Il primo scaricatore di porno. Come siamo passati al cannibalismo? Beh, perché quella ti sembra normale? Sbava dietro a Calada quando l'ha visto per la prima volta. Adora i polli ed è ossessionata dal sesso. Inoltre considera il lato positivo. Se glielo stacca a Morsi, forse Calà smetterà di scrivere pensando solo al sesso. No, credo non succederà visto quello che ha fatto dopo. Perché questo non era il suo unico film brutto? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non capisco, ma che senso ha? Beh, penso che serva a fermare Fuzzaschi. Ma non lo so, è come, non so, se per fermare un borseggiatore allo zoo qualcuno decidesse di liberare le tigri. Perfetto, le liberano, raggiungono Calà e probabilmente lo sbranano. Sarebbe per te una soddisfazione maggiore rispetto a quel pugnetto che si è preso prima. Lo sto sognando, sarebbe il lieto fine perfetto. Va bene. Stavo sognando. Ah, sì. Ah, ok. sì, va bene. Ti ho interrotto presto. Ma allora ce l'avevano il green screen? Perché usare gli animatronics? Beh, primo, questi polli non sono fatti al computer come i dinosauri in Jurassic Park. Quindi, secondo, prova tu a dirigere un pollo dicendogli: guarda a destra, girati, non guardare in macchina. Cioè, sarebbe un po' complicato. Questo era il calderone di De Luigi. Volevo riprendere lo sceneggiatore di ieri. Sì. Lo scaricatore di porto. Cercavo il cretino che ha parlato male dei film di Moccia. Ma quello sono io. Buona. Diamo un occhio.